Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Questo è un tutorial in collaborazione con il sito BBCraft. Andremo a realizzare insieme questa fantastica busta porta lettere. Questo è il codice dell'articolo. L'ho scelto appunto dal sito di BBCraft per realizzare delle buste porta lettere adatte per qualsiasi invito a qualsiasi cerimonia. È davvero molto bella e questa è la fustella, è in due parti. E ho acquistato per l'occasione questi cartoncini perlati. Davvero molto belli, l'ho comprato celeste, bianco, rosa, rosso, c'è anche argento, oro e anche panna. Per l'occasione credo che andrò ad utilizzare proprio questo qui panna per creare appunto una busta portalettere perché può contenere un qualsiasi invito, come dicevo prima, anche per una cerimonia, perché la vedo molto molto adatta, davvero molto bella con questi ghirigori e quindi adesso andiamo a realizzarla insieme. Vi ricordo che sul sito di BBCraft è attivo il codice sconto per i miei iscritti, che è Giulia, scritto con 2A05, per avere 5 dollari di sconto per un ordine minimo di 40 dollari. Vi lascio tutti i link utili in descrizione insieme al codice sconto. Vado a realizzare il panino che andrò all'interno della Big Shot, quindi piattaforma base, poi andrò ad aggiungere la piattaforma base, l'adattatore A, poi il tappetino da taglio, il cartoncino, in questo caso panna perlato, e le due fustelle con la lama rivolta verso il basso, in questo modo. E poi di nuovo tappetino da taglio. E passo il tutto all'interno della Big Shot. Sentite un crack. Rieccomi, questi sono i tre elementi realizzati appunto con la fustella ed eccoli qua. Adesso andiamo ad unire il tutto. Come vedete, ho già ripiegato queste parti, anche se è stato molto difficile. Mi sono aiutata con questa pinzetta. Una piccola nota che voglio fare appunto per quanto riguarda questa fustella è ho notato che per quanto riguarda la parte sotto della fustellina mancano, vedete? Qui ci sono nei laterali e qui in basso c'è la parte tratteggiata. Qua nel laterale destro non vi è appunto la tratteggiatura che poi vi consente di andare a piegare il cartoncino. Quindi andrò sicuramente a scriverlo a BBCraft per fargli presente questa cosa e per vedere se anche le altre fustelle presentano questo errore, ecco. E quindi ho piegato come potevo, aiutandomi, come dicevo prima, con questa pinzetta, e per aiutarmi appunto a ripiegare tutti i lati. Non è stato semplice, infatti qui si può ben notare che dove si presentano appunto questi ritagli, la parte qui non sono stata in grado di andare a piegare il cartoncino, infatti qui presenta un difetto. Però adesso ugualmente andrò ad assemblarla e vi mostro il risultato finale. Quello che è un'altra piccola nota che voglio fare per quanto riguarda questa fustella è non so se effettivamente se questi laterali qui che poi vanno ripiegati della parte bassa vanno al di fuori della lettera, ecco, in questo modo, vedete? Se vanno fuori, perché se provo a metterli all'interno e quindi andare a collegare questi due lati in questo modo, come potete vedere, questi bordi si notano, vedete? E poi credo che questa parte qui, questa piccola, vada appunto incollata qui alla parte qui in alto, facendo bene aderire qui in alto. In questo modo vado a collegare questi due elementi in questo modo
collego anche questo qui alla patta e poi vado a ritagliare un altro cartoncino che metterò all'interno, perché così vado a nascondere queste alette, è l'unico modo. Vado a collegare questi bordi sempre con un po' di colla, vado a utilizzare l'artiglio. In questo caso magari è più semplice utilizzare il biadesivo, così non bisogna attendere i tempi di asciugatura della colla, ma come vedete io ne metto davvero pochissima. Ed ecco qui il risultato. Il risultato è davvero carinissimo, però non vi nego che è stato per me difficile realizzarla. In primis perché non erano presenti, come dicevo prima, sulla fustella le tratteggiature per poter piegare bene il cartoncino, quindi ho avuto un bel po' di problemini per quanto riguarda anche questi ghirigori, che sono davvero molto molto delicati. Quindi avete mai utilizzato questa fustella? Se sì, scrivetemi se avete avuto anche voi i miei stessi disagi, ecco. Però nel risultato, dicevo, è molto molto carina. All'interno ho inserito un cartoncino per andare a coprire questi bordi e questo è appunto il retro. Ci vedo bene sopra questa bustina anche un piccolo timbrino in cera lacca per completare il tutto. Certo, io adesso ne ho realizzata solo una e ho impiegato un bel po', perché come dicevo prima ho avuto diverse problematiche nella realizzazione. Se ne devo realizzare 50-100 buste la vedo abbastanza complicata come operazione, sempre per le stesse motivazioni, ecco. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!